Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata al Covid. Partiamo dai dati delle ultime ore. Nel primo giorno di zona rossa in Abruzzo sono 641 i nuovi casi di coronavirus accertati con i test delle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 4.600 tamponi e risultato così positivo il 13,93% dei campioni. 9 decessi recenti con il bilancio che così sale a quota 712 da inizio emergenza. Aumentano i ricoveri che sono 30 più di ieri per un totale di 686 unità. Il totale regionale dei casi Covid-19 da inizio emergenza ad oggi sale a quota 21.193. I nuovi positivi hanno età compresa fra 1 e 98 anni, quelli con meno di 19 anni sono 93, 17 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. I 9 decessi recenti riguardano persone di età compresa fra i 70 e i 90 anni, 6 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti. Tra le località più colpite l'Aquila con 81 nuovi casi, Teramo con 47, Pescara con 35, Avezzano con 31 e Montesilvano con 28. E andiamo avanti e andiamo ad ascoltare adesso il parere, l'opinione del professor Parruti. È una situazione che resta sicuramente complicata, dice il primario di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, con la curva dei positivi che in Abruzzo per fortuna non cresce. Questo in sintesi quanto rilasciato ai nostri microfoni dall'infettivologo, che invita a comportamenti adeguati in queste 2 settimane in cui l'Abruzzo sarà zona rossa. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Dottor Parruti, da oggi l'Abruzzo è zona rossa, l'emergenza prosegue, però ci sono anche dei numeri positivi, possiamo dire anche in controtendenza, è così? Ma allora, noi sono almeno 3-4 giorni che, come più a volte detto, abbiamo raggiunto una sorta di stabilità negli accessi dei pazienti con insufficienza respiratoria da Covid in pronto soccorso. E non abbiamo avuto drammatici sovraffollamenti negli ultimi giorni. Questa cosa è sicuramente già il frutto delle misure che sono state assunte fino adesso e speriamo anche della comprensione da parte dei nostri concittadini della necessità di aderire alle manovre, alle misure di distanziamento e di utilizzo della mascherina. Quello che stiamo cercando inoltre di fare nel nostro ospedale, da ieri abbiamo iniziato una convenzione strutturata, molto ben organizzata, con una struttura privata convenzionata, è quello di decongestionare l'area di degenza Covid in modo da poter riservare posti di intensità assistenziale adeguata ai pazienti che hanno l'esordio dell'insufficienza respiratoria, potendo invece completare la degenza, sempre sotto il nostro diretto controllo, a degenza in un'area meno intensiva che però comunque perfettamente adeguata. Quindi speriamo che la combinazione delle due cose se ci porti a poter stare decisamente meglio nei prossimi giorni. Secondo lei, dottor Parruti, come e quanto potrà servire questa zona rossa fino al prossimo 3 dicembre? Allora, la zona rossa è molto costosa, io l'ho sempre detto, lo sappiamo, quindi deve servire soprattutto per farci ricordare ancora una volta che la prima zona rossa ha funzionato perché abbiamo capito tutti che era un'emergenza e che tutti dovevamo adeguarci a quello che ci veniva richiesto: distanziamento e interruzione dei contagi. Siamo pratici, se noi in questo momento abrogassimo tutti i nostri comportamenti a rischio, in 14 giorni non ci sarebbe più virus vitale nella nostra zona. Quindi la zona rossa può e deve funzionare perché è un aiuto a fare questo, ad aderire ai comportamenti giusti. Numeri quotidiani degli ultimi giorni parlano comunque di un numero di positivi abbastanza alto e anche di un numero di decessi che alcuni giorni cresce, e questo è il momento più difficile anche perché si va, lo abbiamo detto anche in passato, verso l'inverno, verso le temperature più fredde. Certo, la zona rossa ci aiuterà moltissimo a porre le basi per un dicembre decisamente più gestibile, perché in questo momento in Abruzzo abbiamo un numero vicino ai 12.000
positivi noti. Che cosa vuol dire? Che se anche se ne complicasse come decorso l'1-2%, è facile fare i conti di quante persone nei prossimi 10-15 giorni avranno ancora bisogno dei nostri servizi sanitari di intensività adeguata. Per questa ragione, interrompendo adesso, quando a dicembre avremo sicuramente un maggior carico di altre affezioni di tipo respiratorio, potremmo non soccombere a una sommatoria di problematiche veramente delicata. In questo momento difficile nel mirino ci sono i medici di famiglia, accusati spesso dai propri pazienti di non rispondere al telefono o di rifiutare le visite domiciliari. Sul ruolo delicato che svolge il medico di base fa chiarezza il dottor Ercole Core, presidente della cooperativa di medici di medicina generale di Teramo. Tania Bonnici Castelli. Medici di base presi d'assalto dai propri pazienti in questo tempo di pandemia. Su di loro piovono critiche, accuse spesso ingiuste. Ai primi sintomi anche di un qualsiasi leggero malessere, attualmente scatta il panico e si chiama a qualsiasi ora il proprio medico di famiglia. Può succedere che il professionista non possa rispondere in quel preciso momento, ma ricontatterà il paziente successivamente, mentre in caso di sospetto Covid il medico di base non è autorizzato a visite domiciliari. La gestione infatti è di competenza di unità speciali attivate dalle ASL, una situazione complessa e poco chiara ai cittadini. In questi giorni si parla tanto della figura e soprattutto del ruolo che ha il medico di base, ci sono delle proteste, delle polemiche, ma il medico di base durante questa pandemia Covid cosa deve fare e cosa non può fare? Il medico di base continua a fare il lavoro che ha sempre fatto perché sta in prima linea, chiaramente chi sta in prima linea poi tutti quanti tendono di sparargli contro perché così succede. Noi siamo in prima linea e affrontiamo questa epidemia diciamo con molto sacrificio perché ci impone un diverso rapporto medico-paziente che si instaura soprattutto via telefono, via con i sistemi informatici eccetera e che ci costringe a lavorare praticamente in modo continuo e costante. Ovviamente nel momento in cui noi sappiamo e quindi dobbiamo seguire dei pazienti che hanno il Covid, dobbiamo cercare prima di tutto di seguirli dentro casa, in continuazione attraverso le consulenze telefoniche eccetera. E poi quando vediamo che si modificano certi parametri dobbiamo attivare le unità speciali di continuità assistenziale che possono andare a casa di questi pazienti completamente bardati e fare una visita medica. Dottor Core, ma per contratto un medico di base deve rispondere al telefono ai propri pazienti? Non esiste la reperibilità telefonica, esiste la disponibilità, quindi diciamo sostanzialmente è una questione molto individuale sotto questo aspetto. La disponibilità chiaramente in questo periodo è praticamente costante, per cui è continua. Ovviamente c'è qualcuno che magari non risponde perché in quel momento o sta facendo un'altra cosa o perché è impegnato diciamo, su un altro fronte. Io adotto un sistema per cui richiamo continuamente chi mi chiama al telefono se non posso rispondere. Intanto Teramo vive sobriamente il suo primo giorno di lockdown, molte le attività aperte e consentite, il centro non è certo un deserto. Al via da questa mattina i tamponi drive-in della ASL di Chieti dinanzi il Palatricalle del capoluogo. Occorre però la richiesta del medico curante per recarsi ed effettuare il tampone. La tanto temuta ressa non c'è stata in mattinata, 170 le persone tamponate. L'invito comunque a non recarsi al drive-in, come detto, senza la prenotazione che va fatta attraverso il sistema informatico disponibile dai medici di famiglia. Sentiamo.
Sono 170 le persone che si sono sottoposte a tampone presso il drive-in di Chieti, aperto da questa mattina negli spazi del Palatricale messi a disposizione dal Comune. Anche grazie al sistema di prenotazione zero coda, attivo da qualche giorno, che consente all'utente di scegliere luogo, date e ora per l'esecuzione dei test, questa mattina è stato un esordio ordinato e senza lunghe attese, caratterizzato da un flusso continuo di auto che ha permesso così agli operatori di svolgere il lavoro al meglio. Dalla ASL di Chieti fanno sapere che in vista del probabile afflusso in crescita dei prossimi giorni, il tampone può essere eseguito in tutte le postazioni drive-in solo ed esclusivamente in presenza di una richiesta fatta dai medici di medicina generale e dai pediatri attraverso la piattaforma informatica Smart Test, che gli operatori della postazione mobile verificano in tempo reale attraverso internet. Il medico di base ha sul sistema del PC ha un software che si chiama Smart Test. Lì si fa la richiesta, quindi quando c'è necessità, quando il medico di base o il pediatra reputa necessario, fa la richiesta direttamente con questo software e lì ha l'opzione di poter scrivere o domiciliare se si trattano di pazienti che non si possono uscire fuori, oppure direttamente invece può mettere l'opzione drive-in. Con l'opzione drive-in non fa altro che poi al paziente, alla persona, arriva un SMS su cui viene indicato direttamente l'orario, il giorno e l'orario per cui andare a fare il tampone direttamente al drive-in, in questo caso quello di Chieti o quello di Ortona o quello di Gissi o eventualmente quello di Atessa. Con la recrudescenza dell'emergenza Covid-19, il Comune di Pescara ha deciso di riaprire il centro operativo comunale per fornire servizi di supporto ai cittadini e in particolare alle fasce più deboli. Vediamo. Da lunedì a Pescara è operativo il COC, Centro Operativo Comunale. Assessore Seccia, siete già al lavoro per aiutare i cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà, le fasce deboli? Sì, sicuramente abbiamo aperto lunedì, decidendo qualche giorno prima della settimana scorsa di voler aprire, attivando le funzioni, quelle di assistenza alla popolazione, la sanitaria e quant'altro, perché molti sono i dubbi insomma, che si sono creati in seguito al DPCM, non ci vogliamo sostituire ovviamente a nessuno, però vogliamo dare un punto di riferimento alla cittadinanza di Pescara per non farli sentire soli nell'eventuale necessità. Chiamare il COC sicuramente, che è disponibile allo 085 42 83 400, dove ci sono gli operatori che registrano le chiamate, ma di cercare di limitare le telefonate per le esigenze reali. Lo faccio questo in senso costruttivo per poter decongestionare chi ha veramente bisogno di interventi, non so, magari riguardano la fornitura di farmaci o altri servizi che possono essere in qualche modo oggetto della protezione civile direttamente al domicilio delle persone. Ci sono operatori sociali che sono in grado di fornire l'assistenza dovuta sicuramente alle fasce deboli, come diceva prima, quindi anziani oppure persone che hanno una scarsa conoscenza di quelle che sono l'informatica oppure in generale che hanno una cultura più bassa, che non riescono capire quella che è il punto della situazione di oggi. Da quando abbiamo aperto ad oggi abbiamo avuto 170 chiamate globali e la maggior parte delle informazioni riguardavano sugli spostamenti. Ricordiamo che è una zona rossa, quindi di limitare al massimo gli spostamenti, di rimanere a casa e uscire solamente con comprovate motivazioni, esigenze lavorative o alimentari, magari fare la spesa e quant'altro. Qualora ci fossero ovviamente delle necessità di fare la spesa e quant'altro, c'è la protezione civile che potrebbe anche in qualche modo soccorrere alimentarmente famiglie che ovviamente hanno necessità di doversi muovere e non potersi muovere in qualche modo. Su sollecitazione del Ministro della Salute Speranza, i carabinieri del NAS hanno effettuato in tutta Italia 232 ispezioni nelle RSA e nelle case di riposo, 7 le strutture controllate in Abruzzo, in 2 di queste sono state riscontrate delle irregolarità. Giuseppe Dintino.
Non sono tutte a norma le residenze per anziani e le case di riposo in Abruzzo, e quanto appurato dai carabinieri del NAS di Pescara, che nell'ultima settimana hanno ispezionato 7 strutture, ovvero 5 RSA e 2 case di riposo a prevalente accoglienza alberghiera. E questo anche al fine di monitorare, in sinergia con le ASL, quei focolai già in atto, dove sono state avviate indagini epidemiologiche e minuziosi accertamenti da parte della polizia giudiziaria. Irregolarità sono state riscontrate in 2 case di riposo, una nell'Aquilano e una nel Pescarese. Nelle 2 strutture infatti non erano stati predisposti i protocolli Covid idonei, mentre le unità mediche delle aziende sanitarie hanno appurato che l'assistenza offerta agli anziani non sarebbe appropriata. Nel complesso, nella nostra regione sono 4 le persone segnalate alle autorità giudiziarie competenti per violazioni penali, 3 quelle segnalate alle autorità sanitarie per violazioni amministrative, ed è stata avanzata anche una proposta di chiusura per una struttura. I controlli dei servizi d'ospitalità e cura delle persone anziane seguono un'esplicita richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza, che nell'ultima settimana ha portato all'esecuzione di 232 ispezioni in tutta Italia presso strutture sanitarie e socioassistenziali, quali residenze sanitarie assistite di lungo degenza, case di riposo o comunità alloggio, con la finalità di accertare la regolare attuazione delle misure di contenimento e prevenzione all'epidemia e nel contempo individuare eventuali situazioni di insufficiente erogazione di servizi assistenziali e di mancato possesso dei titoli abilitativi professionali da parte degli operatori. In 37 strutture della penisola sono state riscontrate irregolarità, contestando complessivamente 59 violazioni, di cui 9 penali e 43 amministrative, deferendo all'autorità giudiziaria 11 persone, segnalandone ulteriori 42. In particolare, gli esiti hanno evidenziato 24 violazioni in materia di misure di prevenzione alla diffusione del Covid, ovvero il 40% di tutte le irregolarità riscontrate, riconducibili all'assenza di piani preventivi anti-Covid, e 9 episodi alla loro mancata attuazione, come l'individuazione di percorsi e aree dedicati, le modalità di gestione dei casi e di comunicazione all'autorità sanitaria, la programmazione delle fasi di pulizia e sanificazione, le prescrizioni per l'accesso dei visitatori in condizioni di sicurezza. In misura minore, inoltre, sono state rilevate anche infrazioni relative al possesso e all'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, sia assistenziali che impiegati in altre mansioni, nonché relative alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alla presenza di igienizzanti e disinfettanti. Le verifiche hanno evidenziato anche 35 irregolarità inerenti al livello di assistenza fornita agli ospiti e all'adeguatezza strutturale dei locali, individuando operatori privi della necessaria qualifica professionale e riscontrando la presenza di un numero superiore di anziani rispetto al limite previsto e carenze igieniche nella preparazione dei pasti. In 4 situazioni sono emerse criticità particolarmente gravi, tali da richiedere un immediato provvedimento di sospensione dell'attività assistenziale. Ancora cronaca, è stato trasferito dal reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara ad una struttura riabilitativa di Porto Potenza Picena in provincia di Macerata il 18enne di Lanciano, che nella notte tra il 17 e il 18 di ottobre era stato vittima di una brutale aggressione nell'area dell'ex stazione Sangritana, luogo dove si ritrovano i giovani del capoluogo frentano. Colpito con un pugno alla testa, il ragazzo era finito in gravissime condizioni, come detto, all'ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico. Nell'ultimo mese il 18enne è sempre stato ricoverato in rianimazione, le sue condizioni si sono poi stabilizzate e questa mattina è avvenuto il trasferimento nelle Marche. Il giovane ha lasciato l'ospedale con una prognosi di 90 giorni. Per l'episodio sono indagate 5 persone, 3 maggiorenni e 2 minorenni, accusate del reato di lesioni gravissime. Le indagini sono condotte dai carabinieri. E 2 persone denunciate, sequestro di 700.000 euro, questi numeri di un'operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, che hanno eseguito il sequestro nei confronti di una società pescarese operante nel settore del commercio al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli. Il sequestro preventivo delle somme è stato disposto dall'autorità giudiziaria in seguito alle risultanze di un'attività di verifica fiscale per una complessiva condizione
contestazione di circa 3 milioni di euro e di componenti positivi di reddito non contabilizzati per 1,4 milioni di euro. Proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso voltiamo pagina. Si è tenuto questa mattina a Pescara, presso la sede del Consiglio regionale, un incontro sulla difesa della costa di Montesilvano, stanziati 10 milioni di euro. Vediamo. Questa mattina in Consiglio regionale a Pescara si è tenuto un importante incontro per parlare della difesa della costa, soprattutto nella zona di Montesilvano. Assessore Aliano, cosa è venuto fuori? È venuto fuori un dialogo assolutamente propositivo, costruttivo, nel quale i balneatori e le categorie che li rappresentano hanno scambiato flussi di informazione e concertato linee strategiche per il futuro. Ci sono 10 milioni di euro almeno nel piano di difesa della costa regionale per il comune di Montesilvano, stiamo decidendo la migliore soluzione, la migliore progettualità per impiegarli. Devo dire che la regione in questo è stata presente con l'assessore Campitelli, il presidente del consiglio Sospiri, ma lo stesso presidente Marsiglio, devo dire, ha progettato in questo senso per poter reperire proprio le risorse finanziarie utili finalmente di destinare alla città di Montesilvano 10 milioni di euro in luogo di purtroppo situazioni pregresse che non hanno consentito alla città di potersi munire di una difesa della costa adeguata. Questa mattina c'è stato un approfondimento sulla città di Montesilvano, in quanto essa è prevista all'interno di un piano generale della difesa della costa, cosiddetta Ancora, e dove gli operatori portatori di interessi hanno sollecitato che ci sia attenzione per la parte nord, specificamente per la zona di via Marinelli al confine col fiume Saline, che è la zona dove ci sono i grandi alberghi, dove il PIL del turismo non solo pescarese ma anche abruzzese, parliamo di un'area dove fa circa 600.000 presenze prima del Covid. Allora in questo contesto si è chiesto al presidente Sospiri insieme all'assessore Aliano di affrontare il tema con attenzione profonda, perché lì è un'entità, stiamo parlando di Montesilvano, una città di circa 60.000 abitanti. Ancora polemiche riguardo la discarica incontrata a Valle Cupa, a Colonnella, in Val Vibrata. I cattivi odori si sentirebbero sia in Abruzzo che nelle Marche. Il PD ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale. Sentiamo. La discarica di Valle Cupa continua a impuzzonire la Val Vibrata. Il tanfo è percepito dai cittadini di Colonnella, Controguerra e Martinsicuro. Per questo il Partito Democratico ha presentato l'ennesima interrogazione al presidente della Giunta regionale Marsiglio e all'assessore competente Campitelli. Basta bugie, tuona il vice capogruppo del PD Dino Pepe. Avete tradito i cittadini. Attraverso le nostre interrogazioni consigliari in Regione Marche e in Regione Abruzzo avevamo chiesto ai nostri rispettivi assessori all'ambiente quando la vicenda dei cattivi odori di Colonnella sarebbero terminati. Abbiamo atteso invano purtroppo l'ulteriore scadenza del 31 ottobre e siamo all'11 novembre e i cattivi odori ancora continuano ad offendere i cittadini, le imprese, i lavoratori, i sindaci di quel territorio. Anche i sindaci sono scesi in campo per tutelare le proprie comunità. L'assessore Campitelli insieme ai colleghi di maggioranza Di Matteo e D'Annunzio sono venuti in Val Vibrata per promettere che entro il 31 ottobre il dramma sarebbe finalmente terminato. Purtroppo non è così. I cittadini sono stati buggerati e sono stati traditi ancora una volta da questa giunta regionale. Per questa ragione ho presentato un'ulteriore interpellanza per sapere quando e come finiranno i cattivi odori a Valle Cupa di Colonnella. E adesso ci colleghiamo con l'altro studio, dove c'è il nostro Jacopo Forcella che sta seguendo la partita fra Teramo e Foggia. 0-0 il risultato, linea a te Jacopo. Buonasera Alfredo, buonasera ai nostri telespettatori. Hai detto bene, si è concluso il primo tempo di Teramo-Foggia, recupero della terza giornata di campionato del girone C di Serie C. Primo tempo davvero non particolarmente emozionante, 0-0 quasi in tutto, pochissime le occasioni sia da una parte che dall'altra, con il Teramo che ha scelto uno schieramento che più che un 4-2-3-1, lo schieramento consueto,
Cogoleto e un 4-3-2-1 con Cappa e Bombaggi alle spalle di Pinsauti. Dall'altra parte 3-5-2 confermato per il Foggia con Curcio accanto a Rocca e non da Andrea che gioca a centrocampo. Emozioni, dicevamo, praticamente nessuna. Dopo 1 minuto e 30 Curcio ci ha provato con una conclusione al volo che non ha impensierito più di tanto Lewandowski. Al sesto un episodio che analizzeremo questa sera a partire dalle ore 21 con Proteramo, contatto all'ingresso dell'area di rigore tra il difensore del Foggia Germinio e Pinsauti. Il Teramo reclamava il calcio di rigore e non sarà l'unica protesta del primo tempo della formazione di Massimo Paci. Poi due sortite della formazione di casa tra il 21esimo e il 24esimo, la prima con Bombaggi, tiro centrale, centrale anche il tiro di Santoro 4 minuti più tardi dopo un'azione personale in zona centrale, ma, e arriviamo al 42esimo, l'episodio che farà discutere tantissimo, calcio d'angolo di Arrigoni, correzione in area di Diakité di testa, colpo di testa di Ilari, pallone che batte sulla traversa, scende probabilmente sulla linea di porta e poi sul rimbalzo c'entra ancora la traversa. Proteste del Teramo che voleva il gol, l'arbitro, lo ricordiamo, Garofalo della sezione di Torre del Greco, dice che gol non è e dunque si va al riposo sullo 0-0. Come detto, questo episodio lo rivedremo, lo abbiamo anche rivisto in redazione poco fa, la sensazione, ma ovviamente va confermata, la sensazione è che il pallone non abbia varcato interamente la linea di porta. Si va all'intervallo 0-0, vedremo se ci saranno cambi tra primo e secondo tempo, ci aspettiamo l'ingresso ad esempio di Mungo e Costa Ferreira nel corso della ripresa per la formazione di casa, vedremo se ci saranno cambi anche in un Foggia che ha corso tanto ma ha creato davvero poco. Appuntamento, ve lo ricordo, alle 21 ovviamente sul canale 14 del Digitale Terrestre, Proteramo, per analizzare la partita, per sentire le conferenze stampa, per sentire le voci dagli spogliatoi e insomma vivere questa serata di fatto di campionato. Oggi ci sono stati anche altri recuperi e affronteremo un po' tutto in attesa di vivere domenica pomeriggio la grande sfida per il Teramo che andrà sul campo della capolista ternana al Libero Liberati. Per il momento è tutto, linea a te Alfredo. Grazie, grazie a Jacopo Forcella. Noi continuiamo con il calcio, adesso ci occupiamo invece del Pescara. Da valutare la situazione di Memusciai, si attendono sviluppi sulla gestione del suo rientro dalla nazionale dopo la positività al Covid riscontrata al compagno di squadra Isai. L'Albania scenderà in campo contro la Bielorussia in un match decisivo per la promozione in Lega B di Nations League. I biancazzurri intanto continuano a preparare la trasferta di Ferrara sabato prossimo, oggi doppia seduta d'allenamento. Al termine della prima abbiamo avvicinato l'attaccante Cristian Galano che andiamo ad ascoltare. Cristian, si avvicina a questa partita con la SPAL, bisogna dare però continuità a quanto fatto vedere col Cittadella. Assolutamente sì, abbiamo fatto una grandissima partita con il Cittadella, ora questa vittoria ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi, andiamo a Ferrara per continuare così su questa strada, perché altrimenti non abbiamo fatto niente, quindi io mi auguro di fare una grandissima prestazione come quella contro il Cittadella. È il momento anche di riprendersi il posto da titolare? Beh, io ogni allenamento do il massimo, poi il mister sarà a decidere se farmi giocare oppure no. Io quello che posso fare è dare il 100%, poi deciderà il mister. Sullo scherzo che c'è stato, abbiamo sentito la campana, diciamo così, del mister, ora abbiamo anche l'opportunità di sentire te. Ecco, è stato tutto risolto. Nella nostra trasmissione l'altra sera il mister ha detto Galano probabilmente è colpa mia se non ha reso da un punto di vista tecnico, perché non lo faccio accettare con la posizione in campo. Da parte sua però a livello di determinazione e agonismo bisogna diciamo pretendere di più. Qual è la tua versione? Il mister magari, ora stiamo facendo un modulo nuovo che magari io non ho mai fatto, quindi cerco sempre di fare quello che mi dice il mister, poi a volte ci riesco, a volte ci riesco meno, però io penso che non è vero, penso che il mio atteggiamento è sempre
ottimo, penso che ogni allenamento gioco sempre il massimo, poi magari deciderà il mister se farmi giocare oppure no. Io cercherò sempre di dare il massimo fino a quando starò qua, poi sarà lui a decidere. Tutto risolto col mister? No, assolutamente sì, assolutamente, nessun problema con il mister. Ti trovi Pasquale Marino, che ricordi hai di lui? Beh, il mister è una grandissima persona e un grandissimo allenatore. Sono stato benissimo con lui a Vicenza, ora me lo ritrovo come avversario e spero di fargli un dispetto, dai. A Ferrara per riprendere quella marcia interrotta col Cittadella, ma soprattutto per iniziare a scalare la classifica. Ma assolutamente, assolutamente. Noi siamo una squadra che purtroppo all'inizio abbiamo avuto dei problemi perché, come ho detto prima, tre infortuni, poi moduli nuovi che comunque dobbiamo ancora capire. Ora spero che questa vittoria qua ci dà un grandissimo morale e, come ho detto prima, andiamo a Ferrara per iniziare, anzi già spero che la partita con Cittadella possa darci una spinta in più e scalare questa classifica, perché non siamo da quel posto in classifica, ecco, perché comunque la squadra è un'ottima squadra, ripeto, ora abbiamo senza punte comunque era difficile, ora abbiamo Asensio, Seter, mi dispiace che sia infortunato, ora c'è Asensio che ci può dare una grossa mano, quindi speriamo di fare un grande campionato da ora in poi. Quanto ti manca il primo gol in questa stagione? Beh, assolutamente tanto, lo ammetto, però come detto prima è normale, ho avuto delle difficoltà a livello magari tattico, però spero di sbloccarmi il più presto possibile e di iniziare a regalare soddisfazioni a questa gente, a questa piazza, a questa società. È tutto per questa edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23, vi ricordo alle 21 invece Pro Teramo per vedere come è andata la partita fra Teramo e Foggia, secondo tempo che è appena ricominciato, si riparte dallo 0-0. Grazie ancora e buona serata.